Le buche della Raggi piano piano vennero a Roma da molto lontano. Arrivarono ai tempi di Rutelli sotto forma di innocui bucherelli. Diventarono grandi con Beltroni precisando le loro vocazioni e si fecero adulte anno per anno nella dura temperie di Alemanno per conseguire un profilo divino nel governatorato di Marino. Poi vennero da terre più lontane altre buche, polacche, messicane, buche africane, d'acqua nelle fosse e delle savane dalle piste rosse, buche siriane da bombardamento, voragini scavate nel cemento e vagando nel buio tenebroso di Roma, che è un padule lussurioso, si accoppiarono nei sottopassaggi generando le buche della Raggi, che sono buche rapide e feroci, appaiono terribili e veloci, ti circondano e mordono sui fianchi, emergono dal nulla come i granchi, nell'inverno depongono le uova, aspettano la neve che le cupa e si schiudono al sole a primavera rivelando l'abisso che non c'era, balzano all'improvviso dalla guazza catturando la vecchia che stramazza. L'anima della buca, come è noto, è l'invisibile, che non è il vuoto. E invisibili all'alba sbucano fuori e giustamente vanno verso i fori. Laggiù le antiche rovine romane raccontano di buche pre-cristiane e di misteriosissime leggende, di voragini mitiche e tremende, e le buche dei mistici eremiti, le buche cuneiformi degli ittiti, le buche che Don Ercole scavava tirando randellate con la clava, le buche di Pitagora e Platone che splendono in un'altra dimensione, e ascoltando incantate le novelle delle loro antichissime sorelle si impregnano di quella risonanza della loro invisibile sostanza per poi tornare nei loro paraggi sotto forma di buche della Raggi. La buca della Raggi è una chimera che nasce al sole della primavera. La buca della Raggi, mentre dorme, medita sul mistero delle forme. La buca della Raggi è la più seria dimostrazione dell'antimateria. La buca della Raggi è un'evidente porta tra prima e dopo e tutto e niente, e i romani diventano più saggi contemplando le buche della Raggi.